cioè lei non può venire ad esempio adesso a dirmi ma qui non c'è scritto però in quel modo, c'è scritto in quest'altro. Vabbè, sì, ogni traduzione no, lo faccio, ci sono tante brave signore in mezzo a noi, ma ogni traduzione è un tentativo asintotico di arrivare al testo. Nessuna traduzione sarà mai perfetta, non è un impallinamento, è un mostrare la relatività della traduzione. Certo, le traduzioni antiche, le grandi traduzioni antiche hanno un vantaggio, soprattutto la traduzione dei 70, che qualcuno vorrebbe addirittura considerare ispirata alla pari del testo ebraico, ma per questa ragione hanno un vantaggio. Quando hanno tradotto la massima parte del testo ebraico, dico la massima parte perché la traduzione non è durata un anno, né due né tre, è durata almeno due secoli, a seconda dei libri, in quel periodo colui che traduceva almeno la Torah conosceva come madrelingua sia il greco sia l'ebraico. Questo è un vantaggio, no? Voi pensate alla difficoltà di tradurre alcuni termini, perché noi non li traduciamo più. I miei colleghi, la massima parte, non traduce più il testo ebraico. E questo non è fare un servizio, purtroppo. Questo non è fare un servizio. Perché colui che studia le lingue antiche deve in ogni modo sforzarsi di fare una sua traduzione. Poi, come San Cristoforo, capiterà che un giorno o l'altro porti sulle sue spalle Cristo stesso, no? Però tu fai la tua traduzione. E questo è molto importante proprio perché altrimenti perdiamo anche il senso profondo dell'interpretazione a lungo andare. I primi traduttori dovevano fare delle operazioni ciclopiche. Voi pensate, Navi. Navi era il profeta in ebraico. Sì, ma come rendo in una lingua che non sia quella, una lingua semitica, perché se devo parlare in un'altra lingua semitica è molto semplice. Non parlerò di Navi, parlerò di Nabu, ma è la stessa radice, lo stesso termine, insomma, alla fine. Ma se devo parlare in greco, come dico Navi? Oppure Olà. Olà è il sacrificio che sale tutto a Dio, tutto, bruciato tutto per Dio. Olà, sale verso l'alto. Questi traduttori della prima ora hanno fatto un'operazione ciclopica perché si sono sforzati non solo di rendere un'idea, ma addirittura magari di trovare un termine che ricordasse l'originale. Olocausto, che significa tutt'altra cosa, cioè bruciato tutto. Ma fa niente, però ricordava ancora quel Olà ebraico. Oppure Navi, qual era la cosa più importante del profeta? Che parlasse a nome di Dio davanti a un'assemblea, davanti alla gente. Quindi profemi, che non ha niente a che vedere col Navi, perché probabilmente Navi era colui che indicava invece il re. E allora queste creatività nascono perché uno si mette dentro nella lingua, ci si immerge dentro e dentro la lingua originale poi tira fuori la sua interpretazione. Molti miei colleghi partono da una traduzione e a loro scienza, nemmeno con la tradizione alle spalle, ma a loro scienza tirano fuori un'idea o un'altra. Beh, così non si lavora, no? Si lavora innanzitutto con la tradizione alle spalle, con tutto quello che hanno fatto i padri, ma non fermandosi ai padri, perché giustamente Gregorio l'aveva inteso, no? Perché ciascuna generazione comunque ha bisogno di trasformare questo, di far crescere una scrittura che è ricchissima, comprende? Cioè il vero problema è la traduzione, e noi dobbiamo tradurre, continuare a tradurre, sempre. Chi conosce le lingue, anche voi, se per caso avete studi classici, non so, se avete studi classici, almeno il Nuovo Testamento, leggerlo nella lingua originale, perché è diverso. Ormai non si sa più il greco, non si sa più il latino, devo fare una gran fatica, perché a lettere, a filosofia arriva gente che non sa più il greco, non sa più il latino. E io dico, e io faccio certi discorsi di supplenza e dico loro, ecco, ma
cosa serve il greco, ecco cosa serve il latino, perché poi proprio per poter lavorare fino al testo ebraico o addirittura ad altri testi, che può essere il copto, che può essere il siriaco. Cioè, non questi, ecco, non tutti possono avere dettagli, non tutti possono avere questa questa specializzazione, ma chi ce l'ha la deve sfruttare. Esatto. Ma chi ce l'ha deve fare come suo lavoro, perché è il suo modo di mettere a disposizione i carismi di Dio, no? Parliamo tanto, no, di carismi dello spirito, di venerazione della parola di Dio, cioè, forza, partiamo da qui, perché altrimenti sono discorsi campati per aria. Questo lo dico normalmente ai preti, miei colleghi. Ecco. Oggi un giovane ricercatore della nostra università di Verona che mi diceva: eh sì, professore, ha ragione, per quello che io scendo di tono, scendo per farmi capire, e si trova male chi, quei pochissimi che arrivano dal classico loro scientifico, io dico, male, lei deve invece stare all'altezza della scienza e invitarli a salire. Io da quando insegno, e sono 30 anni, non sono mai sceso, se volete salite, io non scendo, perché qui si fa scienza filologica, storica, comparata, ma si fa scienza, non è obbligatorio, non verrà prescritto il medico, ci sono tante professioni e lavori nella società, ma qui si deve fare scienza. Nessuno mi ha mai contestato, purtroppo ogni anno che passa io ho avverto questa difficoltà. Il professore lo avverta con i giovani preti che lavorano sulle traduzioni, non sull'originale, e io mi sento a disagio che non posso leggere il Mahabharata perché è scritto in sanscrito, non posso leggere certi testi perché sono scritti in ebraico, figurarsi il Corano che è scritto in arabo, e avanti di questo passo. Scusate la parentesi, lo chiudo. Professore, è già acceso, devo solo avvicinare. La ringrazio anch'io per questa illuminante esposizione, come ringrazio chi l'ha preceduta e la Fondazione Campostrini, nonché il professor Carozzi per queste bellissime occasioni che ci sono state offerte, veramente uniche. Mi permetto di fare delle piccolissime osservazioni. Innanzitutto, per quanto riguarda la traduzione, al di là della difficoltà, io stesso sono professionalmente anche traduttore, ma nella lezione precedente ci era stato detto, per esempio, fatto presente un piccolo particolare, e cioè al posto del verbo disperse si era detto che poteva essere sparse, che ha un significato semanticamente più leggero, meno negativo. Ma questo è solo un piccolo dettaglio. Si parla di questo testo, come di altri testi della Bibbia, come, a volte come mito, a volte come narrazione, ma le due cose non sono uguali, ovviamente. E al di là del considerare il testo ispirato da Dio, mi viene da dire che chi ha scritto il testo l'ha scritto molto tempo, se non sbaglio centinaia d'anni, forse non millenni, non credo, forse centinaia d'anni dopo che eventualmente questi fatti sono avvenuti. Quindi, non avendo una documentazione precedente, mi chiedo questi testi su che cosa sono basati, sono una narrazione oppure sono un mito? Sono una narrazione simbolica, cioè un insieme di simboli che adatti ad essere recepiti da un popolo sostanzialmente ignorante e analfabeta, capace di comprendere solo delle cose molto pratiche. E mi scusi se termino ancora. Quindi mi chiedo, per esempio, se in questo brano, questo breve brano, il Signore che interviene non è forse simbolico per l'intervento in realtà dell'uomo stesso che trova in se stesso e che è, per chi crede, un intervento interno che però viene dall'esterno. Cioè, se il racconto è un racconto esternalizzato,
di quello che in realtà avviene nell'interno dell'uomo. Grazie. Ecco, la ringrazio per tante cose in realtà che ha toccato e che adesso non riesco a sviluppare tutte allo stesso modo. Comunque, una premessa molto importante. Cancelliamo l'idea che questi testi fossero per un popolo ignorante. Assolutamente. Il popolo non leggeva. La prima volta che le leggi sacerdotali furono applicate a tutto il popolo fu con i farisei nel secondo secolo avanti Cristo, ma non perché questi portassero la Bibbia a casa loro, ma perché si misero poi a leggerla non soltanto nel Tempio ma anche in sinagoga, secondo secolo avanti Cristo. Fino a quel momento tutti questi testi furono patrimonio esclusivo dei sacerdoti, i quali non erano affatto di folchi ignoranti, conoscevano alla perfezione almeno l'accadico, l'aramaico, l'egiziano e conoscevano tutte le scienze, erano degli enciclopedisti, insomma, ante litteram. Quindi, idea falsa, che questi testi fossero per un popolo ignorante. I sacerdoti di Yehuda, probabilmente è un gruppo di sacerdoti che proviene dall'Egitto, da Tel el Amarna. C'è il nome lì a Tel el Amarna, cioè a Chetaton, no, la città del Amenofis, del faraone eretico Amenofis IV. Quindi c'è una storia culturale di altissimo profilo che forse noi non riusciamo a immaginare perché appunto pensiamo, proiettiamo quello che oggi è la nostra cultura su quell'epoca. Come mai, ad esempio, alcuni testi come il Cantico dei Cantici viene scritto in epoca ellenistica? Il mio parere non è che il testo fu composto in epoca ellenistica e l'ho scritto questo, ma fa parte di quelle tradizioni che i sacerdoti possedevano dall'Egitto, che vuol dire da Mosè, dall'origine, e hanno portato avanti come classe sacerdotale. La fortuna volle che, a differenza dei sacerdoti di Babilonia, che sono morti col loro cuneiforme, perché non hanno voluto insegnarlo ad altri, ma nello stesso tempo gli altri usavano un linguaggio, una scrittura, perdon, molto più facile e semplice, e quindi sono morti con il loro, con la loro scrittura, nessuno più l'ha usata, tutto è andato perduto, apparentemente, fino a quando si è potuto di nuovo accedere a questi testi. E così anche in Israele, a differenza però di quei sacerdoti che sono morti portando nella tomba il loro patrimonio di scritture, questi, vedendo la forza dell'ellenismo, si sono opposti con le loro scritture. Il Cantico dei Cantici è scritto verosimilmente nel IV secolo, III secolo, verosimilmente, ma non che è stato composto nel IV secolo, è stato composto nel XIII secolo. C'è una distanza enorme tra la composizione, la fissazione di un testo e la sua scrittura, cosa che oggi per noi non avviene, anzi tendenzialmente avviene il contrario, si prima si scrive e poi si pensa. Oppure si parla e